Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale e clicca subito sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi un bellissimo tutorial che è molto facile ed è un colletto che devo fare almeno da 2 anni, se non da tre. Un colletto smerlato, quindi un colletto Peter Pan smerlato, che è un cucito molto molto facile, quindi adatto anche a chi sta iniziando a cucire. Il cartamodello, che è questo qui, lo puoi trovare giù. Ti lascio il link per poterlo acquistare. In questo caso io lo vendo a un prezzo irrisorio, giusto per aiutarmi nel mio lavoro. Questo lavoro che faccio, diciamo, con tutorial gratuiti, lo puoi scaricare. Io te lo invio tramite email. Il link che ti lascio, trovi tutti i cartamodelli dei colletti. Benissimo, di che cosa avremo bisogno? Allora, prima di tutto di questa macchina. Oggi utilizziamo la KP04, che è una elettronica facilissima da usare, che è ancora in offerta a 199 € in questo momento che sto girando questo video, più il mio codice sconto che puoi trovare giù nelle informazioni. Se non lo trovi, chiedimelo tranquillamente, in modo tale che comprando nel sito www.nakyshop.com puoi avere un ulteriore sconto, quindi pagarla ancora meno, ed è un'elettronica veramente facilissima da usare, quindi super consigliata. Prima di tutto del cartamodello, come abbiamo detto, del cartamodello che devi scaricare dal mio sito. Poi come tessuto voglio utilizzare questo raso per abbigliamento, che è un raso color crema, lucido e anche sostenuto. Avrai bisogno di una flisellina, che è questa qua, che è un tessuto di rinforzo che viene applicato su un lato del colletto smerlato. Ti lascio il link dove acquistare tutti questi prodotti. Un filo in tinta, degli spilli e poi un nastro in raso. Mettiamo il filo all'interno della macchina. Quindi prima cosa è il filo. Fatemi sapere come state. Come state? State cucendo? Cosa state cucendo? Fatemi sapere, se sono curiosa. Allora, accendiamo il filo. Accendiamo la macchina anche. Alcune di voi, molte di voi hanno comprato questa macchina, la possiedono e possono dire che è veramente fantastica. Io la amo. È dotata anche di infilago. Perfetto, la macchina è pronta, la lasciamo qui. E adesso andiamo a tagliare la stoffa. Allora, ci serviranno due pezzi di questa parte, cioè una parte verrà messa nella ripiegatura della stoffa, che sarà la parte di sopra, cioè non si dovrà vedere chiaramente la congiuntura, mentre la parte di sotto la si può mettere in dritto filo, tant'è vero che nel cartamodello c'è il dritto filo, bisogna sempre rispettarlo. Il dritto filo è la parallela alle cimose. Questo in realtà è il dritto, allora, perché starà così praticamente il colletto, sta così. Quindi lo mettiamo così, ci mettiamo gli spilli, lo blocchiamo con gli spilli. Questo è il dritto del tessuto, perché è un tessuto d'arredamento. I tessuti d'arredamento, i rasi, hanno il dritto. Lo tagliamo. Stringo qua.
L'ho messo nel rovescio del tessuto. Quindi prima di fare l'altra parte facciamo questo. Allora, prima di tutto il tessuto prima di utilizzarlo bisogna sempre stirare. Quindi prendo il mio ferro da stiro e stiro il tessuto. Stiriamo bene il tessuto sia da una parte . Rimettiamo gli spilli. Consiglio di stamparne due in modo tale da fare prima questo passaggio che io invece ho impiegato un po' di tempo a fare. Inforco gli occhiali e andiamo. Mi segno un centimetro di margine. Anche qua. Mentre qui lo lasciamo, diciamo che lo vorrei fare proprio a filo, io lo faccio a mano così, perché sono abituata con le distanze, però ti dico quanto devi fare, più o meno sono 3 mm, è proprio... non proprio a filo, quindi leggermente più distante. Ok. Così. Ok. Adesso possiamo tagliarlo. Togliamo gli spilli, prendiamo, allora questa è la parte, ok, così ci segniamo tutte queste tacche, togliamo gli spilli e questo è il cartamodello del davanti. Adesso dobbiamo farci quello del dietro. Questo, che è il dritto filo, deve essere parallelo. I tessuti d'arredamento hanno la caratteristica di essere molto grandi. Non posso farti vedere l'altro lato dove c'è la ripiegatura della stoffa o comunque le cimose. Quindi prendilo per buono, devi metterlo in dritto filo. Allora, più o meno è questo che ci serve di grandezza. Lo taglio. Questo non lo spostiamo in dritto filo.
Allora. No. Il tessuto va sempre stirato, ok? Sempre stirato. Ok. Adesso facciamo quello che abbiamo fatto prima, quindi un centimetro, anche nello scollo, come prima. Qua, allora, qua un centimetro. Qua un centimetro e qua un po' a mano come ho fatto prima, che è praticamente a qualche millimetro. Ok, è abbastanza facile. Così. Poi lo taglio. E tagliamo anche questa parte qui. Ci sono dei modelli in cui sono proprio molto smerlati, ci sono proprio dei smerlini. Ho visto dei colletti proprio con degli smerli piccolini, tanti smerli piccolini. Anche quello è molto carino come modello. Questo è più classico, è più facile da indossare. Ok, allora togliamo gli spilli. Qua li mettiamo in questa posizione perché questa è la parte del dietro. Il cartamodello non ti serve più, quindi prendiamo le due parti del colletto, che sono la parte del davanti e la parte del dietro. Parte del davanti e la parte del dietro. La parte del dietro la dobbiamo cucire. Quindi andiamo alla macchina per cucire e lo mettiamo a 3,5 più o meno, cioè un punto che non sia stretto ma non troppo. Andiamo indietro. Aperta, con la cucitura aperta. Ok, questa è la frisellina. Dobbiamo tagliare questa parte, faccio così, lo fisso con gli spilli, ok, mentre questa parte bisogna tagliarla a filo, ok, quindi
Ok. Lo tagliamo così approssimativamente per poi tagliarlo meglio. E l'abbiamo tagliato. Abbiamo tagliato e togliamo gli spilli che non ci servono più. Ok. E questa è la flisellina. Abbiamo tagliato anche la flisellina. La flisellina di rinforzo va messa, la flisellina va messa sopra il tessuto della parte del dietro. Ti ho fatto un video anni fa su tutte le fiseline, che cosa sono, cosa servono e via dicendo. Vai a guardarlo, se mi sono dimenticata di mettere giù il link dimmelo, perché lo metto. E hanno una parte liscia, una parte è liscia di cotone, mentre l'altra è ruvida. La parte ruvida è ruvida per il fatto che ha una colla. Alla colla, quindi la parte ruvida dove c'è la colla, quindi questa parte qui dove c'è la colla, va messa sopra il rovescio del tessuto. Quindi mettiamolo sopra il rovescio, ecco, parte della colla sul rovescio, quindi in questo modo, sul rovescio del dietro in questo caso. Ok, diciamo coincide tutte le parti. Io fermo sempre tutto giusto per avere. Ok. Ok. Adesso bisogna stirare. Devo assolutamente terminare, perché l'ho iniziato, ma l'ho terminato il tappetino per quello che usano anche le americane e chi fa soprattutto cucito creativo, il tappetino da stiro. L'ho già iniziato a fare, lo devo finire. Non ti faccio il tutorial perché ce ne sono veramente tanti i tutorial, quindi non, ho deciso di non farlo insieme a te. Allora prendiamo il ferro da stiro e dobbiamo, senza usare il vapore, tamponare in questo modo. Non devi sfregare, devi tamponare, perché ci viene quasi automatico tamponare, perché noi non dobbiamo stirare in effetti, noi dobbiamo fare in modo che la colla si sciolga e si attacchi al tessuto. Anche qua, quello l'obiettivo. Togliamo lo spillo, che non è neanche uno spillo di vetro, quindi si rischia di scioglierlo. Quindi piano piano togliamo gli spilli, tanto li ho messi così giusto per fermare. Fammi sapere nei commenti se nel mentre che cuci fai qualcosa, tipo, non so, ascolti qualche podcast, qualche documentario, la televisione, lasci la televisione accesa, oppure so che molti ascoltano musica, e allora che tipo di musica ascolti? Sono curiosa, scrivimelo nei commenti. Ok, abbiamo stirato. Andiamo dall'altra parte.
dalla parte del dritto va abbastanza bene. Perfetto. Questa è la parte del dietro e questa è la parte del davanti. Ok? Allora, mettiamo la parte del davanti al dritto, la parte del davanti al dritto e la parte del dietro dritto su dritto e facciamo coincidere le due parti fra di loro, facendo coincidere prima di tutto la parte del dietro. Ok? E mettiamo uno spillo, anzi due, mettere gli spilli non basta mai, e poi facciamo coincidere le due parti, ok? Quindi mettendo sempre gli spilli. Già lo vediamo che è proprio carino. Sono da anni che voglio fare questo tipo di colletto. Ogni volta succede sempre qualcosa. Non so se notate il punta spilli abbinato alla macchina per cucire. Queste sono le chicche. Tutto in tinta, chiaramente. Tutto in tinta deve essere. Tutto un pandan. Ok, va bene così, dai. Va bene così. Adesso bisogna preparare il nastro di raso che voglio mettere nella parte del davanti. Cioè voglio fare un fiocco sul davanti e molti di voi diranno: "Ma sei proprio fissata con i fiocchi?". Lo so, molti mi odiano. Tu puoi mettere quello che vuoi, ovviamente, puoi mettere un gancetto, puoi mettere un alamaro, puoi mettere quello che vuoi, un nastrino minuscolo, anche non contrastante. Io ho usato il nero perché avevo visto questo colletto anni fa su Pinterest, ho visto questo colletto troppo bellino, non era fatto così con gli smerli, ma era dritto. Con questo bel fioccone, questo è ancora più bello perché ha anche gli smerli e questo è veramente carino da indossare con maglie semplici perché la personalizza. Allora, per quanto riguarda la lunghezza, dipende dal tipo di fiocco che tu vuoi realizzare. Io voglio un bel fiocco, quindi cosa faccio? Me lo faccio il fiocco. Allora, i fiocchi si fanno così: si prendono due lembi. Si incrociano tra di loro, si fa entrare un lembo all'interno e si... Ecco, questo è il fiocco, ok? Questo è più o meno, okay, il fiocco che vorrei, cioè un bel fioccone. Quindi cosa faccio? Dopo che hai fatto il fiocco, lo tagli. Della misura che ti piace, fai coincidere queste due parti, ok? E tagli. Ok. Dopodiché prendi la metà, semplicissimo. La metà la tagli. Ok. La tagli e questo andrà qui perché dovrà chiudersi in questo modo. Il colletto dovrà chiudersi in questo modo e formare qua il fiocco. Ok? Questa parte la potremmo fare anche più tondeggiante, volendo, eh? Il mio cartamodello è fatto così, però questa parte lo potremmo fare anche più tondeggiante. Quindi se vuoi modificare il mio cartamodello, che comunque è molto bellino anche così, ma se lo vuoi fare tondo, puoi prendere una tazzina di caffè, no, tazzina. Sì, o una tazzina di caffè oppure e metterla sopra e
arrotondare. Un curvilinea come questo, ok? Lo metti così, vedi? Poi con la penna vai a formare, ecco, poi te lo gestisci come vuoi, ok? Cioè fai proprio la parte tondeggiante, se lo vuoi così, se ti piace più tondeggiante, quindi ti sto dando anche una dritta, oppure dritto, così come lo sto facendo io in questo momento, dipende dai tuoi gusti alla fine. Allora, come si fa? Questo si fa coincidere con questo. Si potrebbe anche prendere della... E si taglia tutto insieme. Si taglia tutto insieme. Così. Ok. Così ti ho fatto vedere anche una modifica del cartamodello. Ok? Abbiamo visto anche la modifica. Quindi il cartamodello in questo caso viene così. Ok? Quindi una sorta di proprio smerlo grande che poi va a morire qua, poi continua. Ok? Quindi abbiamo visto anche un secondo modo per fare questo stesso cartamodello. Apriamo. Ok? Dobbiamo mettere all'interno il nostro raso. Quindi cosa facciamo? Lo pieghiamo tutto su se stesso. Ci mettiamo uno spillo per tenerlo. I trucchi del mestiere. E poi lo posizioniamo qua. Ok? Non proprio attaccato al bordo, un pochettino più distanziato. Ok, qualche millimetro. E questo lo mettiamo all'interno. Proprio all'interno. Volendolo possiamo anche, per essere più sicuri, ecco, lo possiamo attaccare con lo spillo, ok? Quindi così siamo sicuri che non succedano delle dei guai, dei problemi. Rimbocchiamo il nostro raso, così, come abbiamo fatto prima. Lo mettiamo sempre attaccato alla parte del dietro, quindi lo fermiamo prima di tutto al dietro e poi lo attacchiamo così. Ok. Perfetto. Ok. Adesso dovremmo attaccare il nastro in modo tale da bloccarlo. Allora, lo attacchiamo in modo tale da bloccarlo, ok? Non è un passaggio difficile da vedere. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, perché lo spillo ci darebbe fastidio ovviamente, quindi è meglio bloccarlo con dei punti. Ok, fatto, niente di trascendentale. Ora che ho attaccato, come puoi vedere, il nastro all'interno, a questo punto posso mettere gli spilli nuovamente per bloccarlo e devo cucire tutto il mio colletto, quindi partendo da qua, ok, arrivando a qua, anzi qui, tra i due viola, ok? Quindi partendo da qua, ta 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 ta, tutto qui, tutto qui, tutto qui, tutto qui,
fino a fine, cioè questo rimane aperto, questa parte qui rimane aperta, perché dobbiamo poi rivoltarlo al dritto. Quindi iniziamo a cucire. Continui, eh? Andiamo. Allora, il punto è 3,5 e 3. Ago giù, sollevo, tolgo lo spillo, giro e andiamo. Ok, questo è già lo smerlo, eh? Stiamo già facendo lo smerlo. Quindi andiamo piano, il mio occhio deve cadere sulla parte finale della questa parte qui del piedino, quindi non devi guardare qui ma devi guardare qui, te lo dico sempre perché è uno sbaglio che si fa spesso. Giriamo e andiamo. Giriamo. Questo è il centro dietro. Andiamo. Giù l'ago, sollevare il piedino, girare e abbassare il piedino e andare a tutta birra. Ago giù, sollevare, girare. Adesso dobbiamo arrivare fino a qui, perché è la parte del dietro, ok? Ok, facciamo così, andiamo indietro e blocchiamo, ok? Così e così. Allora, con delle forbicine dobbiamo tagliare l'eccesso in questo modo. Quindi facciamo tutte le tacche, tutte intorno. Con delle forbicine molto piccoline, stando attenti a non prendere la cucitura, tutte le parti curve vanno intaccate in questo modo, le parti curve che devono essere rivoltate, risvoltate, ok? Soprattutto in questa parte qui che farà da angolo. Che è la parte dello smerlo. Quello è molto importante. Questo lo stesso. È una bella curva. Questo è un altro angolo. Un'altra parte dello smerlo. Dicevo, sono molto belle queste forbici.
Dicevo, sono molto belle queste forbici. Tagliano molto bene. Ho visto adesso che sono Kai. Non sapevo nemmeno di averle. Sono le forbici Kai, sono fatte in Giappone e sono tra le forbici migliori che esistono in commercio. Giù ti lascio il link per poter comprare. Chiaramente rosa con i glitter l'ho fatto io. Qui lo tagliamo in questo modo. Ok, portare tutto al dritto, quindi risvoltiamo. Allora, sono curiosa di vedere come sia uscito, perché è la prima volta che lo faccio, devo dire la verità. Prendo questo attrezzino che vedi qua. Devi proprio portare fuori tutto il colletto. E io faccio poi una cosa, solitamente prendo lo spillo, porto in fuori facendo così e poi metto lo spillo per fare in modo che il tessuto possa prendere proprio quella forma. A volte addirittura lo imbastisco proprio per fare in modo che tenga quella forma. Qua non l'ho fatto ancora. È un po' lungo da fare come procedimento, però è quello che mi dà più soddisfazione alla fine. Ok. Adesso dobbiamo chiudere questa parte del dietro, quindi rimbocchiamo verso l'interno. Ragazzi, che rompicoglioni. Quindi, rimboccare questa parte che è rimasta aperta. Rimboccarlo verso l'interno. Spillarlo. Mettere gli spilli. Far coincidere il centro del davanti con il centro del dietro. Ariel. Ale, non si mangia il filo. Non si mangia il filo, non si mangia. Che monello che sei. Sei troppo monello. Chiuso. Questo è così. Ok. Adesso lo attacchiamo a mano. Io preferisco attaccarlo a mano. Quindi lo attacchiamo a mano con il filo in tinta. Filo in tinta. Eccolo lì. No, vabbè, non ti preoccupare. Io sto girando un video, ma non ti devi preoccupare perché tanto non mi disturbi affatto. Allora, se Ari me lo consente. Aria, finì il video. Lo so che hai fame. Hai fame. Aspetta, andiamo qua e lo attacchiamo a mano. Signora Ariel, mi scusi, va bene come l'ho cucito? Va bene? Quando ci sono dei gatti in casa, mi raccomando, metti sempre gli aghi qua all'interno, perché tendono a ingoiare l'ago con. E
Passiamo. Il colletto è pronto per essere indossato. Ed ecco il colletto indossato al manichino, che comunque ti farò vedere anche indossato su di me, perché lo indosserò chiaramente. Sono davvero soddisfatta, è bellissimo. Non so se stirarlo, perché ho paura che perda questa bombatura che a me piace molto. Non mi piacciono questi colletti troppo piatti, mi piace che rimanga un po' bombato, quindi non credo che lo stirerò. Però se a te piace, bello stirato e piatto, stiralo pure. È una questione di gusti. Comunque, spero che ti sia piaciuto il tutorial. Mi raccomando, se ancora non mi segui, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!